Ciao e benvenuti nel mio laboratorio, io sono Floppy e in questo canale porterò tanti progetti fai da te. I progetti saranno caratterizzati dal recupero e dal modifica di oggetti per crearne di nuovi. Ho creato questo canale per condividere la mia passione per il fai da te e del mondo del modellismo. Come primo progetto ho pensato di portare la modifica di due batterie di una Sony Alpha 7 al fine di creare una batteria esterna per avere una durata più lunga della batteria. Questo è il risultato, sul video vedrete come ho modificato le batterie e come vengono creati i disegni 3D per poi poterle stampare. La batteria dura pressoché due volte la durata originale di una di queste singole batterie, appunto perché c'è la doppia capacità data dalle due batterie messe in parallelo. Detto questo, vi lascio al video, buona visione! Con un cacciavite a testa piatta apro le batterie forzando tra le due plastiche. Poi su una delle due batterie con un saldatore dello stagno procedo disaldando i tre terminali che connettono le celle al circuito, così da poter dividere le due parti. Con l'aiuto di un taglierino divido le due celle per poterle appaiare e occupare meno spazio. Smontate le due batterie, ecco il risultato. Con il tester misuro le tensioni sulla batteria senza circuito, per poi non sbagliare i collegamenti, e le annoto con un pennarello indelebile sulla batteria stessa. Con una forbice da elettricisti taglio la lamella in eccesso e deposito dello stagno per poi facilitare la saldatura dei cavi. Ripeto lo stesso procedimento sull'altro terminale. Ora prendo un cavo di recupero e ne estraggo i fili che poi useremo per i collegamenti. Prestagno i conduttori per facilitarne il collegamento e poi li saldo uno ad uno sui terminali della batteria. Con il test provo ancora una volta la tensione delle celle per poi associare il colore dei cavi al collegamento corretto. I fili verranno collegati in questo modo. Ancora una volta con il saldatore e stagno facciamo i collegamenti e controlliamo con il tester le tensioni. Per poter far passare i fili al di fuori della batteria, con una fresa adatta e un Dremel creo dei buchi sulle plastiche che agevolano il passaggio dei cavi, stando attento di non rovinare troppo il case della batteria. Rimuovo questa rientranza in plastica per agevolare il passaggio di un filo. Infine rimuovo una parte del fondo del case per far fuoriuscire i tre cavi. Ora richiudo la batteria e controllo che i fili passino correttamente. Così la modifica delle batterie è conclusa.
Per riuscire a dare una forma corretta al modello 3D, ho scattato una foto perpendicolare al fondo della fotocamera e poi l'ho importato sul programma di modellazione 3D. Questo è il risultato. Ci sono due parti mobili: la vite che permette un buon fissaggio della batteria esterna al corpo macchina e il pulsante che permette di sganciare la batteria dalla fotocamera. Per controllare ed aggiustare le misure del modello 3D, ho fatto delle stampe di prova molto veloci. Tolti i supporti e pulita un po' la stampa, ho provato ad appoggiare il pezzo di prova sul corpo macchina. Ovviamente le misure non potevano essere corrette. Allora, con un pennarello indelebile a punta fine, ho marcato i punti dove dovevano essere ritoccate le misure. Ho fatto una seconda stampa di prova per verificare la posizione del foro filettato. Come prima, neanche questo era nella posizione corretta, quindi ho marcato i punti da ritoccare. Con delle tecniche potenti ho controllato per l'ultima volta di aver collocato nel posto corretto il foro per la vite. Completati i disegni, non resta altro che fare lo slicing e mandare in stampa i pezzi. A stampa finita, durata circa 4 ore, stacco i pezzi e cerco una molla della dimensione giusta per il pulsante di sgancio.
Ora pratico un foro di 1,5 mm nel retro del pulsante e poi ci avvito una vite autofilettante, il tutto per evitare che la molla salti fuori durante l'utilizzo. Installo il pulsante e verifico il suo funzionamento. Ora posso fare la prima prova sulla fotocamera, chiudendo il coperchio e mettendo in posizione il tutto. Per incollare il pezzo che si incastra al posto del coperchio della batteria, prima pulisco le superfici con dell'alcol e poi applico due gocce di supercolla. Essendo che all'inizio non avevo predisposto il foro per la vite, l'ho praticato con il mio mini trapano a colonna. Nei modelli 3D che vi metto a disposizione è già presente, con anche la vite installata il case si presenta così. Ora le misure sono perfette. Essendo che le parti sono della dimensione e forma giusta, posso colorarle con delle bombolette spray di colore nero per le parti fisse e rosso per le parti mobili. Per fissare la batteria con i cavi uscenti ho utilizzato della colla a caldo, che va a spessorare ed incollare la batteria al case esterno. Infine ho creato un mini connettore con dei pin header per collegare le due batterie, facendo molta attenzione ai collegamenti. Controllata la posizione della batteria esterna, ho applicato due strisce di colla a caldo e ho incollato le due celle. L'ultima cosa che resta da fare è connettere le due batterie e avvitare il coperchio. Ed ecco a voi il risultato, una batteria esterna per una Sony Alpha 7 che permette l'utilizzo prolungato rispetto ad una batteria normale. Pur essendo un piccolo e semplice progetto fai da te, funziona bene ed è molto ergonomico. Quando si utilizza la fotocamera non si sente neanche la sua presenza. Poi c'è da dire che la spesa per costruire questo oggetto è stata irrisoria, in quanto l'unico costo è dato dal filamento utilizzato nella stampa dei modelli. Se il video vi è piaciuto non dimenticatevi di lasciare un like e un commento. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di condividere il video. Alla prossima!